La fotografia è costosa, dovete conoscere bene la macchina e la post-produzione per avere belle fotografie. Oltretutto, vi dovete alzare molto presto e fare scarpinate di chilometri per raggiungere gli spot migliori all'orario giusto per scattare quelle fotografie. Ma perché tutto questo quando invece basta semplicemente prenderla dal web? Dopo la sigla. Ciao a tutti, io sono Nicola Di Monte, un fotografo del team Viaggio Sull'Andata. Ci occupiamo di viaggiare e raccontare storie attraverso i nostri obiettivi. Detto questo, partiamo con l'argomento del giorno. Perché rubare delle fotografie dal web? Perché è facile, se ti prendi le giuste precauzioni, nessuno se ne accorgerà e ci vuole davvero pochissimo per togliere le firme di protezione, così possiamo dire. Ve lo faccio vedere. Qui abbiamo il nostro bel ragnetto con le sue due firme che spariscono in un niente col nostro strumento riempi in base al contenuto. Lo fa praticamente tutto in automatico il sistema, il software. Sparito. Steve McCurry arancione, Steve McCurry fotografo, perché solo il Steve McCurry fotografo può firmare le sue opere. Sparisce in un secondo, come sparisce quest'altra in mezzo al bosco, oppure semplicemente viene ritagliata. Come potete vedere, le fotografie non hanno più le firme, ci sono voluti davvero pochi secondi. Con 100 milioni di contenuti caricati ogni giorno, ti bastano pochi clic per risparmiare tempo e denaro. Ma tralasciando la moralità di questa cosa, ci sono ben tre motivi per cui io ve lo sconsiglio. Iniziamo dal primo. Se volete farlo per aumentare di popolarità, per fare crescere il vostro account, questo è un problema perché più crescete, più persone vi seguono, ergo, più possibilità che qualcuno riconosca le vostre foto o la foto di qualche suo amico. Quindi questo non è molto intelligente. Problema 2. Anche se sono su un social, chi le ha fatte possiede i diritti d'autore. Non li va a perdere solo perché l'ha pubblicata. E questo ci porta al problema numero 3, che se vi denunciano, se venite denunciati, non importa che voi avete ritagliato la fotografia, tolto la firma o magari modificata. Se chi l'ha fatta possiede, come presuppongo succeda, l'originale, il RAW, siete fregati, non avete nessun modo per dimostrare che la foto è vostra. È impossibile che la vostra immagine, magari anche ritagliata, e l'immagine dell'altra persona, quindi quella a cui l'avete presa, il file RAW coincida perfettamente con la vostra. Non avete nessuna speranza in tribunale di passarla liscia. Se l'avete presa e non avete il RAW, conviene che vi mettete d'accordo con quella persona e pagate, perché se vi denuncia non potete vincere. Ma il punto di questo non è il fenomeno che va rubando le foto. Quello ci sarà sempre e comunque, come vi ho appena detto, siamo tutelati in qualche modo. E se uno non vuole farsi scoprire, perché magari le ruba e le fa vedere solo a quei quattro parenti dall'altra parte del mondo, te potete farci niente anche se ci avete messo la firma. Il punto è proprio la firma. Il punto è che ci sono un sacco di persone che, pensando di proteggere la loro fotografia, vanno a firmarla, vanno a rovinarla, perché la firma rovina la fotografia. Se avete studiato la fotografia, quindi come funziona l'immagine, l'immagine è 2D, è tutto bilanciato, tutto all'interno dell'immagine ha un peso specifico. La figura umana ha un peso specifico, i colori hanno un peso specifico. La firma, se è messa all'interno dell'immagine, ha un suo peso specifico. L'occhio va sulla firma, quindi viene sbilanciata. E spesso non viene messa componendola con l'immagine, viene semplicemente messa sempre nello stesso posto, sempre uguale. Questo porta a uno sbilanciamento dell'immagine e quindi a un rovinare la fotografia. Questo l'ho fatto anch'io. L'ho fatto anch'io perché le fotografie erano le mia fotografia, questa è la mia foto, non volevo che qualcuno me la rubasse. Ma era più una questione di ego. Me ne sono accorto quando ho scoperto che mi avevano preso delle fotografie. Una pagina, non nello stato dove mi trovavo io, aveva preso delle foto, ritagliato via la firma così, ci ho messo 3 secondi, con un cellulare si può fare, l'ha croppata e ripubblicava.
Una volta che me ne sono accorto, mi sono messo d'accordo con questa pagina che aveva comunque un buon seguito, un buon following, anche il motivo per cui poi me ne sono accorto, perché tanto se cresci e sei appassionato, se cresci a livello di pagina e pubblichi le foto col mio stile, io prima o poi ti trovo perché anch'io sono appassionato di fotografia, sono appassionato di quello stile lì che tu vai pubblicando, quindi guarda, guarda, prima o poi esce fuori. Ci siamo messi d'accordo semplicemente pubblicando delle mie fotografie con all'interno la mia pagina e il mio sito internet questa volta, il che mi ha portato del following back perché da quella pagina sono arrivate persone sulla mia e ci siamo messi d'accordo in questo modo ed è finita lì. Ma da lì ho imparato e ho riflettuto soprattutto che quello che stavo facendo, quella firma, per quanto la mia fosse stata piccola e discreta da una parte, non sarebbe servita a niente, perché anche se la mettevo più grande, la pagina l'aveva tagliata, non l'aveva cancellata. Allora voi potrete anche dire di conoscere qualche bravo fotografo sui social che firma le sue foto, magari anche in modo molto vistoso, con un bel marchio, con dei colori. Però vi dovete fare delle domande: perché lo sta facendo? Lo sta facendo per non farsene rubare? È anche abbastanza famoso, quindi se con magari uno stile anche suo molto particolare, se qualcuno gliele ruba, sarebbe facile da individuare, davvero quella firma lo sta proteggendo? Oppure lo sta facendo perché ha un seguito di persone che stanno imparando la fotografia e quindi quella firma in qualche modo è un marchio di riconoscimento, una pubblicità per lui. Considerate che quelle persone che lo seguono, la maggior parte non vedono questo come errore, pertanto non è per loro un problema. Chi è bravo capisce il motivo per cui magari quel fotografo in particolare può mettere o non mettere la firma e secondo me fa anche bene perché si pubblicizza ogni volta che lui pubblica la sua foto su una piattaforma, su un'altra pagina, un altro canale. E comunque pubblicità per lui. Lui cresce, poi può vendere magari dei corsi per i quali lui è molto bravo. Serve come business, ma non lo fa sicuramente per non farsi rubare. A livello internazionale, nei concorsi la firma non esiste. Scrivimi nei commenti se ti hanno mai rubato una fotografia, se l'hanno fatto, come hai reagito e adesso che sai che la firma non serve a niente, continuerai comunque a firmare le tue fotografie? Ci vediamo nel prossimo video.